Eccoci, penso che siamo in diretta. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti sulla pagina della Biblioteca Universitaria di Pavia. Oggi è il 27 gennaio. Il 27 gennaio è, diciamo, il giorno in cui le truppe russe aprirono i cancelli di Auschwitz e, diciamo, la nostra vita, la nostra storia non fu più la stessa. Ogni anno noi in biblioteca abbiamo sempre, diciamo, ricordato la giornata della memoria. Quest'anno lo facciamo purtroppo online e non in Salone Teresiano, ma io vorrei entrare, lo facciamo presentando il portale dei deportati pavesi. Io vorrei entrare immediatamente, in argomento leggendovi un breve brano, dalle memorie di Ferruccio Belli. Sappiamo che Ferruccio Belli, diciamo, fu un deportato politico, faceva parte del primo CLN pavese e, diciamo, le sue memorie sono raccolte nel volume Resistemmo a lungo. Vorrei riportarvi queste parole per capire subito di che cosa stiamo parlando. Arrivati che fummo al campo, venimmo disposti in fila per 10 in un grande piazzale. Lì ci venne ordinato di denudarci completamente, togliendoci di dosso tutti gli oggetti personali, orologi, fedi, catenine, soldi, portamonete, stilografiche, eccetera, mentre a ognuno di noi venne distribuito un sacco per metterci dentro soltanto i vestiti e le scarpe. Ricordo vicino a me padre Gian Antonio Agosti, un frate cappuccino con una gran lunga barba bianca, esitava a togliersi le lunghe mutande che portava sotto il saio. Intervenne allora l'ufficiale delle SS, quello stesso che ci aveva accolto a pedate all'arrivo, che urlando a squarciagola «Cappuccino! Cappuccino!» gli strappò di dosso le mutande e lo buttò a terra a calci nel sedere. Faceva parecchio freddo, eravamo già nel mese di settembre e Flossenbürg si trovava a Nord-Norimberga, su una collina. Fummo fatti sfilare nudi davanti a un tavolo. E qui le SS ritirarono in alcuni contenitori tutto quello che possedevamo. Poi, tra le imprecazioni delle SS e dei capò, ci venne dato l'ordine, ben inteso in lingua tedesca, quindi a noi incomprensibile, di rimetterci in fila per 10, in posizione di attenti. Fu allora che alcuni capò, muniti di macchinette, che di solito servono per tosare i cavalli, diedero inizio alla nostra depilazione, dalla testa ai piedi. Quest'operazione veniva effettuata tra le risa isteriche delle SS che assistevano alla scena così maldestramente che le parti più delicate del corpo subivano dolorose lacerazioni con fuoriuscita di sangue. Subito dopo la depilazione, altri capò, muniti di bastoni avvolti nel cotone a mo' di pennelli e con secchi contenenti liquidi biancastri, iniziarono la disinfezione del nostro corpo. All'ordine, impartitoci di alzare le braccia, essi entrarono in azione e, inciuppando di disinfettante il cotone, ci pennellarono da sotto le ascelle ai piedi, passando ripetutamente sugli organi genitali. Il bruciore prodotto nelle parti poco prima sottoposte alla depilazione era tale che in alcuni punti più delicati la pelle si staccava dal corpo. Ecco. Stiamo parlando di questo, stiamo parlando della reificazione, del non considerare più e del non consentire più alle persone di considerarsi uomini. Noi oggi, e con questo portale i miei ospiti che adesso vi presento, vogliamo restituire a questi uomini tutto il possibile, il loro volto, la loro storia, le testimonianze, i documenti archivistici e la bibliografia che li riguardano. Vi faccio immediatamente vedere, vi faccio immediatamente conoscere i miei ospiti. Allora, sono con noi anzitutto Maria Antonietta Arrigoni e Marco Savini, che sono gli autori del portale. Sono, diciamo, ricercatori che hanno lavorato per moltissimo tempo all'Historico e sono insegnanti, hanno scritto molti libri, tra cui, diciamo, importantissimo il dizionario biografico della deportazione pavese. E il portale, diciamo, è in qualche modo un'espansione del dizionario. Poi con noi c'è Pierangelo Lombardi, che è il direttore dell'Historico ed è anche ovviamente un docente universitario dell'Università degli Studi di Pavia.││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 ����││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 
E con noi finalmente sugli schermi, di solito lei è, diciamo, lei è nella seconda fila. Con noi c'è la mia collega Maria Cristina Regali, che diciamo, collabora con me per tutto quello che riguarda la comunicazione e le attività culturali della Biblioteca Universitaria di Pavia. In particolare, lei la conoscerete perché si occupa di Instagram, e che oggi sarà, diciamo, le nostre mani nel lavorare sul portale. E quindi, Buonasera a tutti. sarà lei a guidarci per capire di cosa si tratta. Allora, io la prima domanda, Pierangelo, la farei a te. La farei a te perché, diciamo, ho appena detto che il portale è una espansione, è un passo avanti rispetto al dizionario biografico della deportazione pavese, diciamo, ma è l'approdo non finale assolutamente, ma un approdo di un lungo lavoro. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Come Antonella ha anticipato, quello che presentiamo oggi è un lavoro nuovo, ma che viene da lontano, ha delle solidissime radici. L'origine risale addirittura alla fine degli anni 70 del secolo scorso. Protagonisti l'università, l'amministrazione provinciale, l'Istituto Pavese per la Storia della Resistenza, il professor Giulio Guterzo. Era un progetto, quello degli Annali di Storia Pavese, rivista e collana di studi monografici, a cui guardarono subito con grande interesse, quello appunto, a cui guardarono subito con grande interesse e grande passione l'ANED, l'Associazione Nazionale Deportati, e due figure di ex deportati davvero indimenticabili. Uno è quello che Antonella appunto ha citato con questa bella, bella ma tragica testimonianza, cioè Ferruccio Belli, l'altro Enrico Magines. Con il coordinamento di Guderzo, a un gruppo di allora giovani ricercatori, mi piace ricordarli, a parte il sottoscritto Donata Brianta, Alessandra Ferraresi, Carlo Sacchi, Elisa Signori, a questo gruppo di giovani ricercatori si propose di ricostruire la storia di figure e vicende della deportazione pavese. La proposta di dare volti e nomi ai deportati pavesi, eravamo, non dimentichiamo, nel 1979, fu allora davvero pionieristica nel panorama degli studi storici. È vero che dalla fine degli anni 60 l'universo concentrazionario cominciava ad entrare a far parte della cultura di massa italiana. Letteratura, cinema, memorie, canzoni anche, pensiamo a Auschwitz di Guccini, Grazie. no? Ma ancora non eravamo entrati nella cosiddetta era del testimone. Studi anche a livello locale su questi temi muovevano allora i primi passi. Quella che sarà la centralità della Shoah e della deportazione nel panorama storiografico, nel discorso pubblico, è ancora da venire. Ora, il risultato di questo lavoro l'abbiamo visto, mentre Antonella lo mostrava in copertina, non lo nascondo, un lavoro che ci appassionò, ma provocò in noi anche un po' di ansia di fronte a una materia che ci poneva domande radicali sui significati della storia, sulle radici profonde dell'agire umano. Ecco, il risultato fu il volume I deportati pavesi nei lager nazisti, sette saggi, tante fotografie, 115 schede biografiche, già allora tante storie, e per anni questo volume è stato il testo di riferimento. Negli anni poi sono aggiunte nuove ricerche. Gli studi sull'universo concentrazionario hanno conosciuto stagioni fiorenti, nuove fonti, nuove metodologie, sono venute avanti e il quadro di riferimento si è fatto via via più completo, si è fatto via via proprio grazie a tutti questi contributi. Negli anni 80, poi e soprattutto negli anni 90, si ha una decisa accelerazione della presenza della memoria nello spazio pubblico. E proprio legato in particolare alla scoperta della Shoah, che si andava individuando proprio come una frattura di civiltà attraverso cui esplorare in un altro modo la storia complessiva del Novecento, ecco, una nuova ondata di memorialistica, una letteratura composita e articolata, eccetera, eccetera, eccetera. Questa esplosione della memoria della Shoah avveniva contestualmente con l'esplosione di studi significativi che riguardavano sia le eliminazioni degli ebrei e la realtà dei campi di sterminio, sia le dinamiche naziste di preparazione e attuazione della soluzione finale. E allora, insieme a tantissime memorie individuali,
divenute in quanto memoria collettiva un formidabile strumento analitico per comprendere e interpretare la Shoah e l'universo concentrazionale, non solo per ricordare e raccontare emotivamente. Poi ci sono state tante, è stato arricchito tutto questo panorama anche dal calendario civile con le giornate memoriali. Ecco, in questo contesto la vecchia ricerca andava aggiornata. La vecchia ricerca andava aggiornata, andava ripensata. Nei primi anni del nuovo secolo, quindi, nasce il nuovo progetto dell'Historico, quello di redigere un vero e proprio dizionario biografico della deportazione pavese, che partiva certamente dal vecchio lavoro, ma che era in grado, che fosse in grado, di raccogliere proprio quello, di raccogliere e di interpretare le novità che nel frattempo erano maturate, con nuove ricerche, nuove fonti, nuovi approfondimenti sulle caratteristiche della deportazione pavese. Era un lavoro metodologicamente diverso da quello precedente, e però i deportati a cui si è dato un volto e un nome sono più che raddoppiati, sono diventati da 115 a 245, schede molto efficaci per impianto e correttezza metodologica, dati statistici e quantitativi rilevanti, tra l'altro uno strumento di grande valenza didattica oltre che scientifica, pensato anche per la scuola, del resto in sintonia con il progetto generale degli annali di storia pavese. E allora, autori materiali, appunto, come si diceva prima, di quel dizionario furono Maria Antonietta e Marco, da tempo già ricercatori che facevano riferimento al nostro istituto, e allora già allora si era pensato di affiancare, no, al volume una versione online, di immediata consultazione, dal carattere aperto, un vero work in progress in grado di essere continuamente arricchito di nuove fonti, di nuovi dati, di nuove informazioni. Ora, ci è voluto un po', ma ci siamo arrivati, no? Attenti, tra l'altro, ad intercettare gli esiti del più aggiornato dibattito storiografico e dell'accelerazione anche della presenza della memoria nello spazio pubblico. Le antiche schede sono state il punto di partenza di un lavoro accompagnato negli anni da ricerche, da indagini, da pubblicazioni degli stessi autori. Tu, Antonella, ne hai citato uno. Io vorrei ricordare, ad esempio, Nemici in casa, sulla repressione nazifascista in provincia, e la bella mostra con il catalogo Trasporto 81 in treno, dal titolo In treno con Teresio, senza poi dimenticare il proiettile Peter d'Inciampo. Insomma, in questo quadro, no, si colloca questa nuova iniziativa redatta, appunto, e cui i protagonisti sono appunto Marco e Antonietta, ancora una volta partendo da quella loro esperienza, ma con appunto l'impegno appunto di Anne dell'istituto. Ecco, io mi fermerei qui e ti ritorno la parola per continuare, certo, questa cavalcata. Sì, guarda, il fatto che sia un work in progress noi l'abbiamo visto anche solo preparando questo incontro, perché diciamo il portale ha già in questi pochi giorni è cambiato, e continua a cambiare, ad arricchirsi, arricchirsi di fonti, arricchirsi di notizie, di fotografie, per cui diciamo già adesso lo vedrete, è di uno straordinario interesse, e la cosa bella è che diciamo, sappiamo già che tra un mese, sei mesi, sarà diverso e ancora più ricco. Volevo dare, prima di passare la parola ai veri protagonisti della serata e al portale, volevo dare qualche dato statistico. Attualmente il portale raccoglie 262 deportati nati, residenti o arrestati in provincia di Pavia. Le donne sono solo il 6,9%. Gli arresti sono avvenuti non solo in provincia di Pavia, ma anche in altre province, in altre parti d'Italia e all'estero, e la deportazione pavese aveva come caratteristiche soprattutto una deportazione politica fatta di vecchi antifascisti, partigiani combattenti, soldati rastrellati sui vari fronti e remittenti alla leva, e razziale, cioè ebrei, italiani e stranieri. Al momento della deportazione i sei pavesi più giovani avevano 16 anni. Gli arresti operati dagli italiani sono superiori a quelli attuati dai tedeschi. Su questo io penso che noi dovremmo riflettere. Ci sarà il momento in cui si studieranno anche a fondo queste cose.
Tra gli ultimi deportati ci furono 23 pavesi partiti da Bolzano il 1 febbraio del 1945 e arrivati il 4 marzo a Mauthausen. Nonostante la giovane età e l'epoca prossima alla fine della guerra, solo 5 sopravvissero. E uno di loro, Angelo Anelli, morì a casa in conseguenza della malattia aggravatasi appunto nel campo. Ma al campo di Bolzano arrivarono deportati fino all'aprile del 45. Non smisero mai neanche nei momenti più tragici della guerra, di una guerra già persa. I morti in totale furono 135 dei deportati pavesi, pari al 55,19%, e tra le donne il 35,3%. Ci sono tantissime storie, ma di questo ci parleranno Marco e Maria Antonietta. Io adesso apro il portale in modo tale che loro ci possano guidare. Grazie. Scusate, solo se uno vuole vedere il portale diciamo a piena pagina dovrebbe bastare cliccare sul il quadratino nero, il quadratino sul nero dopo lo schermo del portale. Vai Marco. Allora, grazie della presentazione, molto lusinghiera per noi. Volevo prima di iniziare ringraziare soprattutto l'informatico Michele Panipucci, che in questi mesi ha lavorato in modo volontario a costruire il portale, che vi confesso è stato molto complesso, perché oltre alle biografie è stato necessario mettere i triangoli, mettere le foto, mettere le testimonianze, mettere le immagini dei documenti, mettere anche una decina di audio, e come dicevate giustamente è un work in progress, sarà senz'altro migliorato e soprattutto arricchito, per cui anche i numeri che avete dato saranno provvisori e saranno magari incrementati con nuove ricerche, nuove acquisizioni eccetera. La distinzione principale che c'è nella deportazione pavese, ma che pur a livello locale rappresenta un po' la deportazione italiana, è quella tra la deportazione politica e quella razziale. Ecco, noi appunto abbiamo 25 ebrei più il caso di Löw, di cui parleremo, sui 262 deportati pavesi, per cui ecco è prevalente la deportazione, ma come dicevo anche a livello italiano, la deportazione politica. Però io inizierei appunto a vedere il caso, qualche storia di ebreo della nostra provincia. Prima però avevamo intenzione di leggere un brano di uno storico tedesco, Thomas Altmaier, che ci permette di far capire a voi che cosa potete trovare nel portale e dall'altra parte qual era uno dei nostri principali obiettivi. Il fatto che in futuro nessun superstite della persecuzione nazista potrà raccontare la propria testimonianza non significa che il contributo dei sopravvissuti andrà perduto. Esistono trascrizioni e video di interviste. Esistono foto, memorie e diari che consentono a ciascuno di noi di accedere a quell'epoca. Ecco, tutto questo c'è anche nel nostro portale ed è molto utile, perché l'obiettivo qui è l'attenzione alla persona, alla sua biografia, perché i nazisti volevano disumanizzare, ma col senno di poi ci hanno dato una lezione. Occorre attenzione alla persona all'interno del processo storico. E quindi noi qui adesso vi proponiamo un piccolo percorso su alcune persone che abbiamo scelto perché magari sono indicative di tendenze, di gruppi. Per esempio qui Marco ha nominato appunto gli ebrei, che sono 25 nel nostro elenco,
Ma esplorando le biografie, i documenti, le testimonianze presenti per ognuna, si possono capire molte cose, perché la deportazione è una grande storia fatta di grandi storie, di piccole storie, scusa. Per cui, come diceva anche l'ebreo Zalman Gradotsky, è una goccia quello che vedete del grande mare della deportazione. E quindi Marco voleva partire con Sacerdote Sabato. Sì, esatto. Ecco, in ogni caso la citazione viene proprio opportuna per la deportazione pavese perché proprio nell'ottobre dell'anno scorso abbiamo perso l'ultimo sopravvissuto dei lager, Renzo Salvini. Ma appunto la storia della deportazione pavese deve andare avanti, grazie appunto a i documenti, le registrazioni. Tra l'altro proprio di Renzo Salvini abbiamo avuto l'occasione di fare una registrazione video di cui abbiamo messo un breve brano audio e poi ci sono tutte le documentazioni anche naziste, vedremo anche in questa veloce carrellata. Prima di entrare nella scheda di Sacerdote Sabato vorrei farvi notare che in fianco al nome di ogni deportato c'è anche il simbolo con cui veniva indicato nel lager, in questo caso la stella gialla. Gialla degli ebrei, la stella di Davide. Ecco, se entriamo nella scheda di Sacerdote Sabato, vediamo come sono costruite. In pratica c'è la foto, in questo caso Sabato con la moglie Lea e i figli Claudio ed Estella, c'è una breve sintesi delle vicende principali del deportato, poi c'è la biografia più estesa e scendendo c'è la documentazione, cioè le fonti d'archivio che sono servite a costruire la biografia e poi la bibliografia, per cui i libri che citano questo deportato. Ecco, poi vedete che ci sono in alto delle finestre, delle icone che permettono di passare ai documenti. Ecco, nel caso di Sacerdote Sabato non abbiamo ancora acquisito documenti, in alcuni casi, anzi in molti casi purtroppo non li abbiamo ancora acquisiti o non li abbiamo ancora inseriti. Però ecco, nel caso di Sabato Sacerdote abbiamo delle ricche testimonianze. Innanzitutto ecco la lettera che la madre aveva mandato al sindaco di Mede nel 1950. Ecco, il sacerdote, il padre Camillo e i figli Sabato e Sergio erano nativi di Mede, però poi erano stati arrestati in Piemonte. Ecco, leggiamolo velocemente. Ho il cuore spezzato pensando sempre al 17 febbraio 1944, quando mio marito Camillo, con i miei figli Sergio e Sabato, furono catturati a Torino e dopo un mese furono deportati in Germania e non fecero più ritorno. A marzo 1944 presero anche mia nuora, moglie del mio povero Sabato, con i figli Stella di 9 anni e Claudio di 11. E anche loro furono eliminati. Anche la mia povera mamma di 90 anni e mia zia di 80, con noi convivente, subirono la stessa sorte. Non so come non ho finito in un manicomio, in un tubercolosario. Ecco, in basso, visto che non sono nati, non sono stati arrestati nella nostra provincia, però ci sembrava giusto tracciare una breve biografia anche della moglie Lea Ghirone e dei figli Claudio ed Estella. Ecco, a questo punto possiamo passare al prossimo deportato. Però bisognerebbe ricordare che tutta la famiglia sacerdote è morta ad Auschwitz. Si tratta di 8 persone. E la suocera di Lea Guiron, quindi Rosa, che ha scritto questa lettera, con l'altra nuora Celeste e il piccolo Aldo, figlio di Sergio, si salvarono per un caso, perché nel momento in cui andarono ad arrestarli non erano in casa e poi furono salvati dai partigiani perché i sacerdoti appartenevano alla Resistenza e quindi vissero nelle valli di Lanzo fino alla fine della guerra. Adesso possiamo passare a Giuseppe Löw, che è anche lui
un ebreo, ma un ebreo un po' particolare. Infatti, vedete nel triangolo che c'è il giallo, il triangolo giallo che indica che Giuseppe è un ebreo, e infatti era figlio di Jacob Löw, un tedesco che aveva sposato un'italiana, Marta Cassi. Però c'è anche un altro triangolo, il triangolo rosso. Quindi ad Auschwitz ebbe una doppia appartenenza, cioè era un politico, ma era anche un ebreo. Adesso, se entriamo, nella sua scheda, possiamo vedere anche quanto era giovane Giuseppe. Era un giovane brillante e coraggioso che fu appunto tra i fondatori in Lomellina di un gruppo partigiano, tra i primi che si costituì in pianura. Tra l'altro ricordo che quest'anno ci sarà una pietra d'inciampo per Giuseppe, una pietra per Giuseppe Zalpieri, sempre a Lomello, e poi a Pieve Albignola, Aldo Locatelli e Guido Panigati, li cito tutti perché sono tutti e quattro legati da una comune attività di resistenza nelle nostre zone di pianura. E hanno anche una storia comune che poi dirò, perché mentre Giuseppe fu deportato ad Auschwitz, gli altri tre furono deportati a Mauthausen. Poi però ad Auschwitz fu mandato anche Giuseppe Zalpieri. Quindi dico solo una cosa, Giuseppe ebbe due sfortune. La prima fu quella di essere deportato ad Auschwitz col trasporto del 28 ottobre del 44. Tutto il trasporto fu sfortunato perché si tratta del penultimo trasporto che subì la selezione. Poi dal 1 novembre non ci furono più selezioni di ebrei ad Auschwitz. L'altra sfortuna che lo lega alla sorte di Zalpieri deriva dalla marcia di evacuazione del campo, oppure potremmo dire dal momento in cui il campo deve essere evacuato con tutti i suoi sottocampi che erano 50. Zalpieri fu trasferito ad Auschwitz il 1 dicembre del 44 con un trasporto molto grosso di 1200 politici. E la domanda è perché? Perché dovevano lavorare nelle fabbriche di Auschwitz. Quindi poi i politici si ritrovarono anche loro coinvolti nell'evacuazione, ovviamente quelli sopravvissuti. Sia Luigi, scusate, Giuseppe Zalpieri che Giuseppe Löw furono quindi con migliaia di persone portate a Gleiwitz, un sottocampo di Auschwitz, e da lì partivano i treni, i vagoni scoperti. Zalpieri il 26 arrivò a Buchenwald dove morì e Giuseppe il 28 gennaio arrivò ad Dachau dove morì. Notate la data. Se fossero rimasti ad Auschwitz, probabilmente si sarebbero salvati perché Auschwitz fu liberato il 27, mentre tutti gli altri campi furono liberati gradatamente, alcuni anche a maggio, quando ormai la guerra era terminata. Ecco, è importante riflettere su queste date, è già stato ricordato anche dalla dottoressa Campagna, il 27 gennaio del 45 non è finita la deportazione, ci sono stati ancora dei trasporti, è stato ricordato quello dei pavesi arrivato a Mauthausen il 4 febbraio e ci sono stati ancora moltissimi morti, per cui non finisce la giornata. Nella memoria oggi continua per molto tempo, almeno fino all'8 maggio, quando è finita la guerra. E ricordiamo che l'ultimo campo a essere liberato è stato quello di Mauthausen il 5 maggio del 1945. Vorrei adesso parlare di qualche donna e partirei dal caso di Anna Botto, sulla quale abbiamo fatto una scoperta recente. In pratica, questa maestra vigevanese molto coraggiosa che aveva aiutato gli ex prigionieri alleati
ed era di Giustizia e Libertà. Tra l'altro anche lei abbiamo dedicato una pietra d'inciampo nel 2018. Sono altre due le donne a cui abbiamo dedicato le pietre d'inciampo. Rosa Gagliasti Petengi, di cui parleremo tra poco, e anche Clotilde Giannini a Gravellona Lomellina. Ecco, di Anna Botto non si conosceva la sorte, addirittura nella Gazzetta Ufficiale, che ha fatto un elenco di deportati a cui ha riconosciuto anche un indennizzo, aveva addirittura scritto che era morta ad Auschwitz. Noi sappiamo che era stata deportata al campo femminile di Ravensbrück e le compagne hanno rilasciato, sopravvissute, hanno rilasciato delle testimonianze contraddittorie, per cui non si sapeva bene come era morta. Invece, ecco, esplorando l'archivio online da poco della Croce Rossa Internazionale, l'ITS, l'International Tracing Service di Rolsen, che ha milioni di documenti su milioni di deportati e anche di prigionieri di guerra, di IMI, di lavoratori forzati, ci ha permesso di trovare questo documento che testimonia che Anna nel marzo fu trasferita al sottocampo di Uckermann, che in pratica era un campo di eliminazione dove venivano mandate le deportate anziane, malate, inabili ormai al lavoro, e abbiamo scoperto anche il suo numero di matricola che ancora non si conosceva, il 77.330. Un altro caso interessante è quello di Luigina Cirini, che è una scioperante di Cilavegna. Sono stati quattro gli scioperanti arrestati per gli scioperi del marzo del 1944: Clotilde Giannini, Camilla Campana e Giovanni Maccaferri anche. All'inizio c'è stato un grande trasporto di scioperanti che andò a Mauthausen e anche le donne andarono lì. Poi, alla fine d'aprile del 1944, furono trasferite tutte ad Auschwitz. Noi abbiamo trovato, per quanto riguarda Luigina, un documento molto interessante che è riferito all'ufficio di igiene dell'SS di Auschwitz, che conduceva degli esperimenti. Se andiamo un po' sotto nella serie dei documenti, qui c'è quello della Croce Rossa dove si vede l'itinerario che è stato. Poi c'è l'Effettenkarten di Flossenbürg, perché Luigina fu poi trasferita anche a Flossenbürg, dove in un sottocampo fu liberata dagli alleati. Possiamo vedere l'Effettenkarten. Era una carta degli effetti personali dei nazisti, in cui appunto tutti coloro che entravano in campo dovevano dichiarare i loro effetti personali, i vestiti, i gioielli, gli orologi, tutto quanto. Però se andiamo più giù, troviamo ancora più giù il documento di cui io parlavo, che è questo del giugno del 44. Vedete il numero di matricola della Cirini, vedete l'istituto di igiene dell'SS. Qui si facevano esperimenti sul tifo, inducendo il tifo nei prigionieri. E qui abbiamo il documento in cui ci sono gli esami del sangue, perché si vedeva come evolveva il tifo nei prigionieri. Miracolosamente, credo, Luigina riuscì a sopravvivere, quindi fu trasferita a Flossenbürg. Tra l'altro, poi potete vederlo, abbiamo anche un altro documento su Clotilde Giannini, che da Auschwitz invece era stata trasferita a Bergen-Belsen. Morì a Bergen-Belsen nella fase della fine del campo, quando poi arrivarono gli alleati. E quindi nel nostro documento si vede che Clotilde, ecco, questo è il documento a sinistra, Destra. scusate, a destra nello schermo, c'è un elenco di morti nel cimitero ebraico, no? È questo, nel cimitero ebraico, cioè
I morti, gli inglesi li hanno seppelliti, gli ebrei li hanno radunati tutti insieme. E c'è anche la nostra Clotilde Giannini, che si vede che è stata considerata un'ebrea perché aveva il numero inciso nel braccio. Però tutti a un certo punto ad Auschwitz, anche i politici, hanno avuto questo numero inciso nel braccio. Ecco, se possiamo parlare ancora di un'altra donna, è doveroso ricordare che è stata anche tra le fondatrici dell'ANET provinciale, Rosa Gajarski Pettenghi. Tra l'altro ha avuto anche il marito morto in lager e anche il figlio deportato. Se noi guardiamo appunto la scheda della Rosa, abbiamo in pratica completo tutto quello che abbiamo trovato, sia i documenti ma soprattutto le testimonianze. Nelle testimonianze abbiamo per esempio la trascrizione di una sua intervista, quella che citava appunto Pierangelo Lombardi, delle interviste che erano state fatte dall'Istituto per la Resistenza nel 79 ai deportati pavesi sopravvissuti. Ecco, questa è un'intervista della professoressa Ferraresi, e sopra abbiamo invece un brano del suo arrivo a Henningsburg, dove era stata trasferita da Ravensbrück, che aveva scritto per il Triangolo Rosso, la rivista nazionale dell'ANET. Ma abbiamo anche, adesso non ci sarà tempo di farla sentire, ecco, un brano audio di questa intervista. Tra l'altro volevo citare anche le altre interviste audio che abbiamo siamo riusciti finora a inserire. Ci sono quelle dei nostri ex presidenti, Ferruccio Belli, Enrico Magenes e Luigi Bozzini. Abbiamo appunto l'intervista di Renzo Salvini, che abbiamo citato prima, è stato l'ultimo deportato della nostra provincia. Poi abbiamo anche un'intervista di Vittore Bocchetta, che è uno dei più anziani deportati ancora viventi, è nato nel 18 ed era stato un compagno di viaggio e di campo di Olivelli, che parla di Teresio Olivelli. Appunto, poi abbiamo, come è già stato citato, Egidio Casasanta che parla, come sarà citato, Egidio Casasanta che parla del campo dove venivano costruite le V1 e le V2 di Dora, per cui ecco c'è una documentazione anche sonora, anche se sono brevi brani, che poi ecco se uno volesse approfondire sono depositati presso l'archivio dell'Istituto per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea di Pavia. Marco, scusa se intervengo, ma Rosa Gajarski è stata anche la prima pietra d'inciampo Sì, posta a Pavia. È, diciamo, un'emozione enorme, diciamo, questa pietra d'inciampo in Piazza Petrarca, è, diciamo, e c'erano tantissimi, erano altri tempi, c'erano tantissimi bambini, ragazzi, è stata una cerimonia molto molto bella. adesso è Pioveva e venuto questa ancora Pioveva e un questa pietra artista, di Günther inciampo Demnig. lucide. Sì. Era intervenuto ancora che quest'anno non può venire. Sì, infatti, diciamo, è questo monumento diffuso, se qualcuno, ma credo che il nostro pubblico tutti lo conoscano, questo monumento diffuso delle pietre di inciampo in tutta Europa, è una cosa straordinaria perché, diciamo, sono pietre inserite all'interno del selciato in cui sono indicati minimamente i dati dei, diciamo, dei deportati che danno un'idea straordinaria di quello che abbiamo perso, delle persone che abbiamo perso. Scusate se vi ho Ecco, interrotto, ma per me no, quella è stata no, è un'enorme stato emozione. uno spunto importante perché, ecco, possiamo allora dire che in provincia ANED e ANPI, attraverso un comitato pietre provinciali, hanno inserito con quest'anno 36 pietre Pietro, diciamo. d'inciampo. Certo.
Niente, allora proseguiamo con le biografie. Sì, Certo. quindi noi abbiamo scelto Giovanni Achille perché era un militare, quindi per parlare anche di questo gruppo. E quindi era un militare, però non è da confondere con gli internati militari italiani reclusi nei campi di prigionia non gestiti dall'SS. Giovanni, all'8 settembre del 1943, si trovava rinchiuso nel carcere militare di Peschiera. L'SS, dopo l'8 settembre, entrarono nel carcere militare e deportarono circa 1800 militari che si trovavano lì e li portarono tutti nel campo di Dachau. Li sottoposero nel periodo della quarantena a inenarrabili sevizie che potete leggere nei libri di Giovanni Melodia. E poi ecco, miracolosamente sopravvissuto Giovanni, perché poi fu trasferito anche a Buchenwald e a Majdanek. E io qui ricordo, non potendo vedere tutte le biografie, che i militari che andarono a Buchenwald d'ora sono, oltre a lui, altri 15. La maggioranza proviene proprio dagli Stalag, quindi dai campi per prigionieri militari, e sicuramente fu mandata a Buchenwald perché accusata di qualche reato dall'SS. Quindi arrivarono quasi tutti alla fine di ottobre del 43. Hanno dei numeri di matricola di Dora bassissimi, per esempio Valdonio, che è uno dei primi a morire, aveva lo 0129. Quindi furono tra gli sfortunatissimi che costruirono il campo di Dora, dove tra l'altro c'erano condizioni di vita terribili, narrate anche da Casasanta, come c'è l'audio, come ha detto Marco, perché lavoravano in galleria in condizioni disumane. Ecco, parlando di un altro militare, in questo caso un militare di carriera, possiamo vedere la scheda di Angelo Balconi. Angelo Balconi era un militare di carriera, era colonnello, però all'8 settembre lascia l'esercito e passa con la resistenza e viene nominato addetto militare del Comitato di Liberazione Nazionale di Pavia. Come gli altri membri, viene arrestato nel gennaio del 44 e subito sottoposto a torture anche psicologiche, perché portano in carcere anche la figlia maggiore 18enne, minacciando delle violenze. Come altri 5 membri del CLN viene deportato in un primo momento a Flossenbürg e poi a Mauthausen, dove muore. È interessante il documento che presentiamo nella sua scheda perché rappresenta il decreto di condanna del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato che era stato mantenuto dalla Repubblica Sociale Italiana ed è un documento, una sentenza del novembre del 1944 quando tutti i membri accusati e condannati del CLN erano già in campo e anzi Brusaioli era già morto, per cui era evidentemente una farsa. Oltretutto ai familiari furono accollate anche le Scusa, spese processuali. Marco, scusa, Sì, prego. citiamoli un attimo, Sì, perché esatto. molti li sanno, ma non tutti chi sono. Angelo Balconi, Enrico Magenes, Ferruccio Belli, Luigi Brusaioli, Lorenzo Alberti. Tra l'altro, tranne Lorenzo Alberti, tutti gli altri sono stati deportati a Flossenbürg col trasporto 81 che tu citavi, di cui abbiamo fatto anche la mostra. Invece Lorenzo Alberti a Dachau. E quindi il ruolo dei fascisti, tra l'altro, è molto importante. Noi ci siamo dimenticati di dire che la maggioranza dei nostri deportati fu arrestata da italiani e non da tedeschi. Sì, E poi, l'avevo accennato io. sì, scusa, ma no, io volevo dire che in un secondo tempo solamente furono
consegnati ai tedeschi per la deportazione. Certo. E qui sono in maggioranza rappresentanti nel nostro elenco della resistenza, sia della componente patriota che della componente armata. Quindi volevamo farvi vedere la scheda di Pietro Crescimbini, che era nativo dell'Oltrepò, nel 1917, la sua data di nascita, Montubeccaria, e è interessante perché qui abbiamo un partigiano nelle file dei matteottini che ha fatto tutta la resistenza e che poi, ecco, è stato arrestato nel dicembre del 44, nel periodo dell'operazione Aachen e quindi del grande rastrellamento compiuto dall'esercito tedesco in Oltrepò. E deportato in un primo tempo nel campo di transito di Bolzano, andò a Mauthausen il 4 febbraio. E in questo trasporto del 4 febbraio ci sono una ventina di giovani e giovanissimi partigiani o appartenenti alla resistenza, c'è anche Jacopo Dentici, per esempio. In capo a un mese e mezzo, sono morti quasi tutti. Crescimbini invece è uno dei pochi che riesce in questo trasporto a sopravvivere. Io ricordo che il 23 gennaio entrò a Flossenbürg un grande trasporto di giovani partigiani, soprattutto tra cui c'erano alcuni dei nostri, per esempio Aldo Vespa, no? Ed ha la stessa storia di questo trasporto a Mauthausen. Nei due trasporti, tra tutti, ci sono circa 1.000 partigiani, in maggioranza giovani e quindi si direbbe hanno grande possibilità di sopravvivere, e invece c'è in questi due trasporti una mortalità altissima. Per passare a un altro membro della Resistenza, ecco, vedrei la scheda di Donino Bergamaschi. Ecco, Donino Bergamaschi fa parte dell'antifascismo storico, infatti era schedato nel casellario politico centrale, che era un archivio della repressione nato prima del fascismo. Addirittura, ecco, si potrebbe citare Egisto Cagnoni, anche lui uno degli schedati, che era stato schedato fin dal 1900. Ecco, abbiamo 14 tra i nostri deportati schedati nel casellario politico centrale, per cui fanno parte dell'antifascismo storico. Oltretutto, Bergamaschi era stato condannato anche al confino ed era stato a Ventotene, all'isola di Ventotene. L'altra cosa interessante anche se tragica, tremendamente tragica, di Bergamaschi è il suo luogo di morte, cioè Hartheim, che era un castello diventato sottocampo di Mauthausen, che in pratica era il luogo dove venivano eliminati i malati, i convalescenti, gli anziani, gli inabili al lavoro. E assieme a lui, nello stesso luogo, sono stati uccisi sia Egisto Cagnoni, che era il più vecchio tra i nostri deportati, ha compiuto 69 anni mentre era in lager, sia Luigi Moretti, che anche lui era uno schedato del casellario politico centrale, che il militare Luigi Langosco, anche lui molto anziano, 68enne. E poi c'è la scheda di Bartellini che volevamo farvi vedere, che è cioè, Bartellini è un deportato che io ammiro, che ha una storia incredibile, che dimostra un coraggio incredibile, per me è anche una storia di speranza, benché sia tragica perché termina con la sua morte. Nel senso, beh, Bartellini era anche lui uno schedato del ventennio, poi fu nell'area GL uno dei primi protagonisti della resistenza a Milano. Fu arrestato però e deportato ad Dachau il 9 ottobre del 1944, poi nel sottocampo di Mulder, e lì nell'inverno del 1944 convinse altri tre giovani partigiani a fuggire
dal campo. Nel documento della Croce Rossa è registrata questa evasione. Fu un'evasione tragica, nel senso che poi furono quasi subito ripresi grazie alle denunce della popolazione tedesca che li aveva visti circolare nelle campagne. E poi ecco, sopravvisse solo Enrico Piccaluga, che intervistato da noi ci ha spiegato il motivo della loro evasione, del motivo anche della mia speranza, e cioè Barthellini li aveva convinti che bisognava tornare in Italia per partecipare alla fase della liberazione, perché non potevano perdersi questa grande svolta storica dell'Italia, no? E d'altronde ci sono altri che sono fuggiti tra i nostri deportati dai campi, per esempio Carlo Pietra fuggì da Bolzano con la stessa motivazione, cioè tornare a fare la resistenza, e infatti fu anche ferito nei combattimenti attorno al 25 aprile, insomma, nella fase finale della guerra. Poi abbiamo la vedova di Arturo Capettini, che era stato fucilato alla fine del 43 a Milano, Matilde Bottero, che fuggì dal trasporto che lo stava portando da Verona verso Ravensbrück il 2 agosto del 44, perché voleva assolutamente ritornare dai figli. C'è Aldo Vespa, che ho nominato, che con altri partigiani e giovani era riuscito a fuggire dal treno che stava andando a Mauthausen, e poi ripresi furono rinchiusi nelle celle a Bolzano, torturati, seviziati, poi mandati a Flossenbürg. Erano 12 partigiani giovani che arrivarono il 23 gennaio a Flossenbürg con una lettera delle SS di Verona in cui si consigliava il cosiddetto trattamento speciale, e la maggioranza poi sono morti. Voi potete leggere tra l'altro anche le lettere di Vespa, che sono le lettere alla sua ragazza Adriana, che sono lettere molto belle, come quelle di Dentici, come quelle di Loewe, come quelle di Barthellini, anche che noi abbiamo riportato, di Teresio Rivelli. Quindi ci sono anche gli epistolari, che sono molto belli. Adesso Ecco, forse. sì, ecco un Sì. altro caso emblematico che ha richiesto anche un supplemento di indagini per scoprire, ecco, la sua vicenda è quella di Luigi Boselli. Ecco, Luigi Boselli era un vogherese, un paracadutista con la madre inglese e si era arruolato con le truppe alleate che combattevano in Italia contro i nazifascisti. Era stato paracadutato oltre le linee tedesche e catturato, mandato ad Dachau. Ecco, nella scheda della Croce Rossa Internazionale, tra l'altro vorrei farvi notare quello che diceva prima anche il professor Lombardi, la scheda della Croce Rossa si vede che è stata mandata a Pavia nel 1980, per cui ecco, noi siamo proprio dei nani sulle spalle di giganti, cioè c'erano una documentazione raccolta soprattutto da Ferruccio Belli negli anni, molto ricca, tra l'altro Ferruccio ecco, si era molto speso anche per le famiglie e soprattutto per la documentazione, per cui ecco, da questa scheda risultava che Luigi Boselli era stato ucciso per fucilazione. E allora ci siamo chiesti, ma in un campo è necessario fucilare? Ci sarà stata un'evasione? Cosa ci sarà stato? Abbiamo altri casi di fucilati tra i nostri deportati? Beh, innanzitutto i fucilati di Fossoli, Fugazza, Alberto Fugazza e Galileo Vercesi, che erano stati fucilati il 12 luglio del 44, con altri in totale 67. Che erano stati portati al poligono di tiro del Cimeno. Tra l'altro, in questa lista ci doveva essere anche Teresio Olivelli, che però si era occultato ed aveva
era scampato alla fucilazione. Poi abbiamo anche il caso di Crevani, Massimo Crevani, che era stato fucilato a Como, però era sopravvissuto, era stato salvato dal medico, ma poi deportato. E abbiamo anche il caso di Luigi Rusconi, che era stato fucilato il 24 aprile del 45 a Mauthausen. E tra l'altro, ecco, la sua causa di morte viene indicata diversamente, ma attraverso la bibliografia sappiamo, attraverso Valeria Morelli, che faceva parte di 472 internati, tra cui 84 italiani, che erano stati fucilati proprio nell'imminenza della liberazione del campo, dell'evacuazione. Per farla breve, tornando a Boselli, fu fucilato con altri tre, uno dei tre era Enzo Sereni, fratello di Emilio Sereni, erano spie, agenti degli inglesi, quindi non si sa la Gestapo se l'ha scoperto ad Dachau o se l'aveva già scoperto prima, ma il motivo della fucilazione è questo. Adesso noi, guardando l'orologio, ci siamo accorti che forse è troppo e chiediamo se possiamo parlare dell'ultimo deportato oppure no. Beh, ma certo. Perché l'ultimo è Alessandro Ferrari da Grado, che è interessante, vabbè, la sua storia era un vogherese, ma aveva fatto l'università a Torino e andò a fare cioè entrò nella Resistenza a Torino. È uno dei primi che parte dall'Italia agli inizi del 44, cioè ci sono alcuni trasporti nel 43, poi tutti i grandi trasporti sono nel 44. Il suo è un trasporto del 14 gennaio che parte da Torino. Però se noi guardiamo i documenti, vediamo un documento del Comando Piazza Tedesco di Torino che è molto importante. In questo documento in pratica si minaccia la popolazione di Torino e si danno delle informazioni molto significative perché oltre a delle restrizioni, delle punizioni per la popolazione, qui si dice che 50 appartenenti alle cricche, ovviamente della Resistenza, verranno deportati in campi di punizione, in concentration lager. E quindi ci sono dei documenti molto interessanti che possono far capire anche le logiche delle repressioni. Noi qui ci fermiamo per non dilungare troppo il discorso. Io penso che si sente un terribile rimbombo, no? No. No, ok. Io penso che sia stato veramente di grandissimo interesse e che per ognuno di noi sarà di grandissimo interesse andare ad esplorare questo portale. Tra l'altro, una signora ha già detto che ha già segnalato un altro nominativo, diciamo, per cui altro che work in progress, stiamo lavorando adesso, ecco. Diciamo, io anzitutto volevo ringraziare Carmen Pagano perché mi ha ricordato a quella famosa posa della pietra per Rosa Gaiani. Io ero in Piazza Petrarca insieme con Annalisa Alessio. Annalisa Alessio dell'AMPI, che è una mia carissima amica, che io saluto e ringrazio per il lavoro diciamo, che ha sempre fatto per le pietre d'inciampo, ma non solo, ma non solo. Poi volevo diciamo, fare proprio un minimo di riflessione sul coraggio straordinario, coraggio straordinario di queste persone. Io ho letto alcuni brani dal dizionario dei deportati pavesi che mi hanno profondamente colpito, diciamo, ve ne leggo solo uno, sono due righe, a proposito di Giovanni Cremaschi. Giovanni Cremaschi, che diciamo, viene diffidato, licenziato diciamo, per motivi politici, e a un certo punto, esasperato, scrive una nuova lettera al duce che gli costerà 5 anni di confine a Ventotene. La lettera inizia così: Caro
Pavia, 19 aprile 1937, quindicesimo di affamamento. A Mussolini, capo degli affamatori del popolo Roma. Cioè, ora, in una situazione del genere, diciamo, avere questo coraggio straordinario, io trovo che onore, onore alla resistenza e onore ai partigiani, e non dovremmo mai dimenticarlo. Detto questo, vorrei lasciare la chiusura, adesso, diciamo, vorrei lasciare la chiusura, magari lasciamo il portale in modo che se uno vuole continuare a vedere la pagina iniziale, volevo lasciare la chiusura di questo incontro a Pierangelo Lombardi, perché diciamo il lavoro fatto da Marco e da Maria Antonietta è straordinario, è un lavoro che va oltre la raccolta delle memorie, che riesce, come dicevamo, vero Pierangelo, riesce a dare un contributo storico. Sì, allora sì, vi rubo 5 minuti ancora, ma mi sembra giusto fare una riflessione un po' di carattere generale, partendo da queste storie, da queste esperienze. Avete visto quale eterogeneità di situazioni, di vicende, di esperienze? Ecco, e allora io credo che proprio in una giornata memoriale come questa, la scommessa vincente intorno a queste giornate memoriali, sia quella di lasciare da parte magari un po' di ossessione commemorativa, ma dovrebbe riguardare proprio la costruzione di una coscienza storica attrezzata. Ecco, non dimentichiamo certamente, ricordiamo nomi, volti, sicuramente, rendiamo il nostro omaggio alle tante vittime di questa tragedia. Questo portale serve a questo, serve anche a questo. Però ecco, il ricordo e l'onore reso alle vittime, io credo che non autorizzi nessun esclusivo, oggi si dice un paradigma vittimario, no? Cioè, io credo che il nostro compito, specialmente quando a livello di comunicazione pubblica si sta modificando, secondo me non sempre correttamente, il rapporto tra storia e memoria, io credo che sia il nostro compito quello proprio di trasformare quello che è un imperativo etico, direi, del dovere della memoria in riflessione storica, stimolando e costruendo una rinnovata consapevolezza storica. Ecco, io non posso dimenticare, lo citava già Marco prima, non posso dimenticare che quando abbiamo messo mano nel 79 al nostro primo lavoro, già allora Ferruccio Belli, dopo aver raccolto pazientemente, tenacemente schede, documenti, testimonianze, a un certo punto cosa ha fatto? Le ha consegnate agli storici perché trasformassero la memoria della deportazione pavese in storia della deportazione pavese. Quindi un'altra testimonianza, se volete, dell'intelligenza e della lungimiranza di quell'uomo. Ecco, è chiaro, la memoria non può prendere il posto della storia come punto di riferimento per il passato. Leggevo nei giorni scorsi, a commento di un testo che è appena uscito di Marcello Flores, "Troppa memoria fa male alla storia". È provocatorio, chiaramente, un titolo di questo tipo. Però è chiaro che storia e memoria nascono dalla stessa preoccupazione, condividono lo stesso obiettivo di elaborazione del passato, però esiste una gerarchia, deve esistere una gerarchia. La storia è una narrazione, una scrittura del passato secondo le modalità e le regole di un mestiere che cerca di rispondere alle domande che la memoria pone. Quindi la storia, dunque, come possiamo dire, nasce dalla memoria, ma poi si emancipa. Cioè, si deve mettere al passo, no? Deve mettere, scusatemi, il passato alla giusta distanza. Ecco, io continuo a restare convinto, e mi avvio alla conclusione con queste considerazioni, io continuo a rimanere convinto che contro Auschwitz, contro la lucida programmazione della distruzione dell'uomo, si educa con la storia e credo che questo strumento lo dimostra fonti, memorie, storie, via dicendo, che però diventano stimolo per costruire, no? Una. Poi è bene che la storia, che sulla storia si innesti la memoria e che a sua volta la alimenti, ma la memoria, non dimentichiamolo, non può mai andare al di là di una dimensione individuale. Quindi, se la memoria viene scissa dalla storia,
può stimolare molti sentimenti, può stimolare emozioni, può muovere compassione, tutto legittimo per carità, e non voglio mica dire che non è giusto, ma però difficilmente riesce a dare vita a una permanente posizione civile. Quindi io credo che solo la storia può rispondere al neutralismo, a quelli che dicono: ma non neghiamo i campi di sterminio, però discutiamo questo o quell'aspetto. Solo la storia può evitare la retorica negazionista. Tra l'altro, ahimè, dilaga non solo in internet, ma anche nelle aule scolastiche e universitarie. Dar conto degli effetti di un revisionismo interessato, delle banalizzazioni. Ma anche, ecco, io credo che la storia può servirci per rimuovere anche i rischi di una sacralizzazione della memoria, che scarta tutto quello che pone problemi. E la storia è fatta per cercare di affrontare, di risolvere, no, i problemi. Solo attraverso la storia possiamo costruire una coscienza, un'identità europea. Qui, adesso, gli studi più recenti sulla deportazione, abbiamo visto, ad esempio, appunto, questi, noi stiamo parlando di paesi, stiamo parlando di italiani, ma questo è un fenomeno europeo, no? È attraversato, i campi ogni campo è una. Come dire, è un'area d'Europa, no? Di europei, di lingue diverse, che tra l'altro hanno creato ulteriori problemi anche in questo senso. Ma soprattutto io credo che solo la storia ci può far capire che il nazismo non nasce dal nulla, che il nazismo nasce su una base culturale, su una base storica che è assai più difficile da distruggere del nazismo stesso. Anche queste storie ci devono oggi insegnare queste cose. E solo la storia ci può spiegare che il genocidio è stato l'esito dell'incontro tra lo sconvolgimento sociale provocato dalla modernizzazione e poderosi strumenti di ingegneria sociale creati dalla modernità. E allora, ecco, solo la storia, solo un'indagine seria, fatta attraverso queste fonti, attraverso questi strumenti. E la storia, soprattutto dico io, nella sua dimensione comparativa, può aiutarci a collocare il genocidio al centro del mondo contemporaneo, attribuendogli tra l'altro una dimensione che è diversa dalle guerre di popolo e di religione del passato, perché è la dimensione specifica questa dei crimini dei regimi totalitari. Ecco, allora io credo che anche questo è e deve essere la funzione del nostro portale. In questo senso, attraverso la storia, attraverso queste 260 storie, ci può aiutare a comprendere le macchine, diciamo, l'ingranaggio e il meccanismo della macchina dello sterminio. Abbiamo visto nei vari racconti, ecco, io vorrei spezzare una lancia, spero. Ma penso di no, che nessuno si senta offeso se non abbiamo citato tutti i deportati, quindi non è per escludere qualcuno. Giustamente Marco e Antonietta hanno cercato di trovare delle tipologie, in questo caso per dare appunto esempi proprio di questa pluralità di situazioni, che sono pluralità di situazioni che messe insieme ci permettono di penetrare nella complessità della storia. Proprio partendo dalla memoria, ma non esaurendola in essa, perché io credo che comprendere la storia significa anzitutto riconoscerne la complessità. La memoria è necessariamente semplificazione, no? E quindi attraverso anche, e questo credo che questo strumento ce lo possa anche, come dire, insegnare, attraverso modalità nuove, originali di raccontare e di trasmettere la storia, tenendo conto che di essa fanno ormai parte in modo stabile anche la memoria e il modo della memoria di guardare il passato. Ecco, credo che dobbiamo sempre tenere presente, attraverso strumenti come questi duplici livelli, nel rapporto storia-memoria che è centrale nella ricostruzione di questa tragedia. Mi fermerei qui, ecco, se ci sono delle domande.
Sì, guarda, ci sono tantissimi commenti, l'incontro è stato molto seguito, molto commentato, tanti ricordi di Ferruccio Belli, tanti ringraziamenti per il suo lavoro. Tra l'altro ricordiamo che tutte le schede cartacee sono conservate presso l'istituto. Esatto, cioè, diciamo, ricordiamo che tutto questo materiale meraviglioso è ricordato e conservato presso l'istituto. Io diciamo ringrazio moltissimo per il loro lavoro Marco e Maria Antonietta. Penso che sia un lavoro straordinario e che diciamo ci aiuterà sempre di più andando avanti ad allargare. Maria Antonella, scusami, non li ho ringraziati, ma va da No, sé, no, ma visto che li ho sentiti. anche noi ringraziamo voi. Tutte e due, tu Antonella e ovviamente Pierangelo che è sempre il nome tutelare. Certo, infatti, io ringrazio Pierangelo che ormai è diventato un partecipante quasi fisso agli incontri della biblioteca universitaria, diciamo, mi aiuta moltissimo a raccontare, a spiegare. Ringrazio la mia collega Maria Cristina Regali, che adesso riammetto, esatto, che è stata Un bravissima. Veramente, è stata bravissima a seguire tutti i meandri, penso che abbia spiegato molto bene, abbia aiutato Marco e Maria Antonietta a spiegare molto bene il portale. Diciamo, io sono assolutamente d'accordo con quello che dice Pierangelo e del resto come potrei non esserlo. Io penso che questi due binari debbano viaggiare insieme e che comunque la storia debba trarre le fila, debba trarre, anche perché purtroppo diciamo, i sopravvissuti sono sempre di meno, ormai sono pochissimi, stiamo per perderli. Quelle meravigliose testimonianze, diciamo, che potevamo ricevere de visu diciamo, e personalmente da loro non ci saranno più, quindi diciamo meritorio il lavoro di chi le ha raccolte, anche le testimonianze orali, e quindi è il momento che la storia diciamo, con i documenti impedisca ogni negazione, ogni travisamento, ogni bugia su questo terrificante periodo. Cioè, come diceva Primo Levi, diciamo, è impossibile capire, ma è indispensabile ricordare. Non possiamo assolutamente permetterci, diciamo, di dimenticare o che sia dimenticato tutto quello che è avvenuto. Io vi ringrazio tutti, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con Pierangelo Lombardi, il mio partner fisso. Poi mi Già, trascini. no, no, il mio partner fisso. Presentiamo questo bellissimo volume, restiamo in ambito storico, presentiamo questo bellissimo volume di Massimo Castoldi, Piazzale Loreto, Milano, l'eccidio e il contrappasso, edito da Donzelli Editore. È un volume, diciamo, veramente importante perché Piazzale Loreto non è solo, Mussolini appeso a testa in giù, Piazzale Loreto è stato prima di questo teatro di un terribile eccidio della morte di partigiani diciamo, martiri. Quindi ci vediamo il 5 febbraio alle ore 17. Grazie a tutti i nostri diciamo, spettatori e insomma, Grazie a tutta la campagna che tira le fila, insomma. evviva la resistenza, evviva la memoria. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci.